diese wenigen Worte schreiben. Ich hoffe, dass sie dir Schutz gegen so tiefes Unglück sein werden. Maria, man hat mich zum Tod verurteilt. Sie bringen mich um. Aber sie morden nur den Kerl nieder. Trauer, ich bin stolz, mein Leben wie den richtigen Weg zu Mio caro amico, io capisco benissimo i tuoi scrupoli per via del licenziamento dei vostri lavoratori, ma nella nostra epoca delle sempre più grandi concentrazioni societarie è più che naturale, purtroppo, che il singolo debba soffrire nell'interesse di tutti. Abbiamo riflettuto a lungo se fosse possibile trovare una via d'uscita. Tuttavia l'incetta delle piccole imprese parallele che, seppur non decisive, ostacolavano sempre il definitivo consolidamento delle nostre industrie, avrebbe perso qualsiasi significato se noi, per ragioni emotive, avessimo cercato di gravarci di un onere finanziario che avrebbe reso oltremodo difficile il senso della nostra operazione. L'unica possibilità era quella di licenziare. Del resto è indubbio che nella nostra attuale situazione congiunturale i veri abili lavoratori si trovino velocemente un altro impiego. Sappiamo tutti che oggi gli interessi del singolo non contano più e che ognuno deve essere disposto a subire dei danni per una causa superiore. Dopodomani noi partiamo per St. Moritz, dove resteremo per 2 settimane prima di proseguire per la Riviera. Sarebbe bello se potessimo incontrarci là per riposarci insieme degli stress di questa campagna. Schreib mir,
Schreit mir, dass ihr beide noch jung sind, um zusammen unsere Kinder wachsen zu sehen. Du musst dieses immer fest glauben. Bitte, glaube nicht, dass ich durch das Gezwungene Alleinsein hoffnungslos bin. In der Tat, ich brauchte nie, dass mich etwas anderes stärkt, um mein Leben aus Gefühl zu leben. Auch in den schlimmsten Zeiten, auch im Gefängnis wie jetzt.